L'avete sentito dal notiziario Flash e poi ve lo stiamo raccontando da ieri dopo le dimissioni del Premier Conte. Oggi partiranno ufficialmente le consultazioni al Quirinale dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, si partirà dai presidenti di Camera e Senato. Vogliamo parlarne con il professor Salvatore Vassallo, docente di Scienze Politiche all'Università di Bologna. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, partiamo subito da questi primi incontri. Ci sono quelli istituzionali, ovviamente i presidenti delle Camere, e poi si cominceranno a incontrare i gruppi politici. Allora, da un suo punto di vista, qual è lo scenario più probabile da qui a 3 giorni? Se devo dirlo subito, lo scenario che mi sembra più probabile è una ricomposizione del governo Conte, di un governo Conte ter dentro il quale potrebbe ritornare Italia Viva. È effettivamente la cosa al momento più apparentemente più difficile, dato che il conflitto più forte e più evidente è quello tra il presidente Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi, però entrambi forse dovranno prendere atto che le loro aspettative non sono realizzabili. Renzi perché dovrà forse prendere atto che senza Conte non c'è l'attuale maggioranza e non c'è la possibilità di continuare la legislatura. Conte, d'altro canto, dovrà prendere atto che senza Renzi non c'è una maggioranza abbastanza larga, perché per quanto sia andato avanti o possa andare avanti nella sua ricerca di nuovi alleati tra componenti del centrodestra o singoli parlamentari, potrebbe non arrivare al numero sufficiente per garantirgli la riconferma e la stabilità comunque in un periodo così difficile. Carlo Cattaneo, anche direttore dell'Istituto di Studi e Ricerche Carlo Cattaneo, io mi permetto di dirle che poi stamattina su gran parte dei giornali c'è un retroscena di diverso genere, che forse è più prepotente rispetto allo scenario che lei ha appena descritto, che è quello che riguarderebbe un patto tra il leader del PD Zingaretti e Renzi per far fuori proprio Conte e avere, diciamo, la stessa compagine di maggioranza a cui lei faceva riferimento, ma con un altro presidente del Consiglio. A conferma di ciò, le rileggo la notizia che Giusy Legrenzi ha dato poco fa nel giornale Orario Flash, che riguarda la nascita di questo gruppo di responsabili dove non ci sarebbe Lady Mastella. Questo significa che i voti non ci sono, si arriva a meno di 10, a 9. Sì, infatti quello che io dicevo nasce dal presupposto che i voti per un Conte ter senza Renzi non ci sono. D'altro canto è possibile naturalmente quello che dice. Io sono andato subito sull'ipotesi che al momento mi sembra più plausibile, ma so benissimo che ce ne sono molto altre, tra cui quella che lei ha citato, che è naturalmente plausibilissima. Dipende da una scommessa però molto ardua per il PD, cioè di rimanere plausibilmente competitivi come centrosinistra allargato ai 5 Stelle, dopo aver fatto fuori l'unica figura che al momento sembra riscuotere un po' di quella popolarità aggiuntiva di cui quest'area ha bisogno per poter sperare di vincere le prossime elezioni o di non perdere in maniera drammatica. Quindi può essere che questo sia anche il calcolo di Zingaretti alla fine. Naturalmente si tratta di un calcolo per il PD molto 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 rischioso, perché ripeto, oggi quello che noi sappiamo attraverso l'analisi dell'opinione pubblica e dei sondaggi, per quello che può valere, il centro-sinistra allargato ai 5 Stelle è spacciato nei confronti del centrodestra, se si votasse, ha qualche chance solo grazie al consenso aggiuntivo che può portare la reputazione, la popolarità che nel frattempo il presidente del Consiglio Conte ha acquisito. Potrebbe trattarsi della scommessa che nel corso dei prossimi 2 anni si possono fare di nuovo altri miracoli. Questa è la ragione per la quale ritengo che il PD potrebbe, o forse dovrebbe, dal suo punto di vista, mantenere ferma la solidarietà a Conte, ma è naturalmente plausibilissimo che accada anche in un altro modo. Sappiamo che la situazione è molto molto fluida, quindi ci può essere il Conte ter con l'Italia Viva, ci può essere un'altra soluzione, ci può essere il governo istituzionale, un governo guida PD, un governo guida 5 Stelle, però di tutte queste cose potremmo discutere.
sono arrivato alla soluzione che mi sembra più plausibile, ma è ovvio che si tratta di una opinione, di una congettura. Dottor Vassallo, in tutto ciò i 5 Stelle sembrano così sull'orlo di una crisi di nervi con il loro fondatore che non parla, Beppe Grillo ha parlato insomma qualche settimana fa quando la situazione era completamente diversa, e poi c'è un centrodestra che sembra innanzitutto che andrà dal capo dello Stato insieme e poi che sembra orientato verso un ritorno alle urne, anche se c'è qualcuno che non la pensa così, perché c'è qualcuno della Lega che teme ad esempio che Berlusconi possa stringere la mano a Conte. Ecco, questa è un'altra soluzione che potrebbe andare nella direzione che citavo. Mi sembra difficile che ci sia uno spostamento significativo di parlamentari Forza Italia che compensino completamente l'assenza di Italia Viva. Però il centrodestra ha una posizione, diciamolo, più chiara, anche perché è nella posizione elettoralmente più solida rispetto ai suoi contendenti. Parte sicuramente con una marcia in più dal punto di vista elettorale, tanto più se, ripeto, il centrosinistra legato ai 5 Stelle decide di falcidiare il suo principale asset, esatto, elettorale in questo momento. Chiaro, chiarissimo. Grazie davvero al professor Salvatore Vassallo, che è docente di scienze politiche all'Università di Bologna e direttore dell'Istituto di Studi e Ricerche Carlo Cattaneo. Ci sentiamo presto, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.